Si riapre proprio a Caserta il tema della formazione nella pubblica amministrazione. L'occasione è un evento dedicato ai giovani nella sede della Scuola Nazionale dell'Amministrazione a Palazzo Reale. E ad aprire i lavori la presidente della SNA, Paola Severino, già ministro della Giustizia nel governo Monti. Una giornata importante, ha detto, per il nostro paese e per le relazioni internazionali. Abbiamo avuto la partecipazione di altissimo livello di 10 paesi del Mediterraneo e naturalmente Caserta si pone come centrale nei rapporti con i paesi del Mediterraneo, che sono veramente vicini sia dal punto di vista geografico sia dal punto di vista culturale all'Italia, e abbiamo voluto scegliere Caserta come luogo emblematico di questa condivisione con i paesi del Mediterraneo, ma anche di condivisione con l'OCSE, che è l'organizzazione internazionale che cura con noi i rapporti con i paesi del Mediterraneo. E perché abbiamo voluto parlare di giovani? Perché pensiamo che la formazione dei giovani per i compiti che li attenderanno nella pubblica amministrazione sia davvero fondamentale. Ci sono 10 paesi che sono convenuti qui e sono tutti entusiasti, tra l'altro, di vedere la nostra meravigliosa Reggia, un capolavoro dell'arte vanvitelliana, un capolavoro che si riapre alla visione internazionale, un capolavoro verso il quale dobbiamo far convergere tanti italiani e non italiani. Io venii da piccola alla Reggia di Caserta e ricordo l'impressione che mi fece questo straordinario, immenso giardino, le fontane. E ne sono ancora oggi colpita, quindi vuol dire che la bellezza dell'arte ti accompagna da piccolo, da giovane e da anziano, ma è sempre apprezzabile e rappresenta un grande punto di attrazione per tutti. L'Italia è piena di questi valori, l'Italia è piena di cultura, l'Italia è piena di luoghi belli, facciamola conoscere anche agli altri, condividiamo con gli altri i nostri valori e credo che davvero avremo un ruolo molto importante. Okay. E a settembre ritornerete a Caserta? A settembre ritorneremo a Caserta e non solo a settembre, perché noi speriamo di ritornare a Caserta ancora più spesso, ritorneremo sicuramente a Caserta per un altro evento internazionale nel quale prenderemo le relazioni con i paesi del Mediterraneo, le approfondiremo. Oggi presentavamo un rapporto che è stato realizzato in collegamento con questi paesi, con l'OECD. Tutti i paesi hanno contribuito a questo report importante. Al prossimo settembre ci sarà un nuovo appuntamento OCSE-MENA, nel quale ripeteremo su temi diversi naturalmente l'incontro. E dopodiché non abbiamo finito, perché abbiamo una novità da comunicare, bellissima. Ieri ad Atene c'è stato un incontro tra le scuole della pubblica amministrazione europee. Noi abbiamo invitato le scuole della pubblica amministrazione europee ed internazionali a venire qui da noi in Italia per un prossimo evento in cui raduneremo tutte le scuole della pubblica amministrazione a livello internazionale. Anche lì io credo che lo scambio di idee, di esperienze, noi parliamo sempre bene degli altri paesi, male dell'Italia, forse ci renderemo conto nel confronto che anche noi abbiamo un buon livello di formazione, io ci credo profondamente, a scambiarsi le esperienze con gli altri paesi è sempre importante e dunque acquisire le esperienze degli altri, ma anche esportare le nostre esperienze culturali all'estero diventa un compito davvero importante, farlo qui a Caserta. È inutile che lo ribadisca e lo sottolinei, vuol dire coltivare un valore, quello dell'internazionalità, che fin dai tempi in cui fu costruita, edificata questa Reggia, era nel DNA degli italiani, nel DNA in questo caso del Meridione. Questa Reggia è stata teatro di una serie di eventi internazionali importanti già quando fu ideata e costruita. Oggi riprende, continua, naturalmente massimizza questo valore di confronto internazionale. Credo che questo sia uno straordinario segnale per l'Italia in generale, per il Meridione in particolare, in questa sua proiezione verso i paesi del Mediterraneo con i quali è veramente vicina e con i quali può scambiare tante idee e tante relazioni importanti.